Questo aforisma si riduce ad un semplice pronome. In questo caso però è scritto in questo modo. Il pronome è appunto mio ed è scritto M maiuscolo apostrofo io. È scritto così perché vuol mettere in evidenza che questo pronome contiene al proprio interno l'io. E l'io molto spesso viene compreso e considerato come mio. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che molto spesso è facile essere portati a considerare noi stessi, cioè io, come l'insieme di tutto ciò che è mio. Allora, io cosa sono? Chi sono? Sono tutto ciò che è mio. Mia moglie, la mia macchina, la mia immagine, la mia carta d'identità, il mio telefono, il mio appetito, il mio senso di frustrazione, tutti questi miei, potremmo dire appunto mi, con un raddoppio della i, avrebbero appunto questa funzione di illustrare ciò che sono io. Ma in questo modo, allora, il problema è che l'io si è perso. L'io si è perso nel mio. E questo è decisamente avvilente.